Ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto in una nuova serie, la serie al crepuscolo, Nihon. Ci siamo presentati adeguatamente, io vi do il benvenuto in questo nuovo e primo video della serie. Inizialmente questa serie non l'ho studiata per essere appunto messa, diciamo, sul canale, perché non volevo portare, diciamo, un playthrough completo su Nio, ma diciamo iniziando il gioco per conto mio, e quindi da quello che vedete io già ho completato la missione che andremo a trattare a riguardo, e è stato così un colpo di fulmine. Quindi mettetevi comodi ragazzi e iniziamo a parlare, ma soprattutto affrontiamo questa missione crepuscolo. Ok, va bene. Allora, la prima cosa di cui volevo parlare, però purtroppo non potrà essere mostrata in questo video, è la build che ho deciso di creare con il personaggio. Una build che si concentra soprattutto sull'utilizzo di abilità e destrezza per padroneggiare le tecniche samurai della doppia katana e del kurisagama. Ovviamente fucile a miccia e arco per gli attacchi a distanza. Le tecniche ninjutsu sono un pochettino particolari, quindi questa fa parte della build, quindi l'utilizzo di attrezzi e strumenti del ninja. Bene, cosa in altro, un'altra aggiunta alla build è il padroneggiare le tecniche e quindi le varie benedizioni che è possibile ottenere con la protezione dello spirito guardiano, quindi far salire di livello lo spirito guardiano per ottenere dei benefici in battaglia, ma soprattutto la barra Amrita che andremo ad avere sarà più potente, scalerà sempre meno velocemente, quindi potremo utilizzare più a lungo lo spirito guardiano, cosa che non vedremo in questo video. Questa, diciamo, sì, è la prima missione crepuscolo che stiamo andando ad affrontare, però diciamo io già ne ho fatte a due. Dice, allora a sto punto la serie la facevi su tutto, non la facevi proprio. Dice, no ragazzi, questa è stata una cosa che piano piano ho pensato durante il corso di questa ideazione, perché le prime due missioni Crepuscolo le abbiamo conosciute, le abbiamo viste, perché sono state affrontate sia nell'alfa che nella beta. Sono quelle del villaggio dei pescatori e quella della caverna nefasta, in cui appunto andavamo a affrontare l'Oni Emna. Cosa andiamo a parlare in questa serie? Andiamo a parlare agli eventi connessi a Nio, perché delle recensioni che sono state messe, diciamo, che girano sul web, scusate, un pochettino mi ingarbuglio, che sarebbe difficile parlare di queste cose mentre si registra una cosa così. Infatti fortunatamente siamo in post commentario, quindi possiamo tenerci un foglietto con gli appunti e qualche cosa cottina così. Quindi dicevo, nella recensione è stato messo in risalto che la storia sia un pochettino banaluccia. In realtà lo è, perché da quello che si evince, innanzitutto non ci sono degli eventi e qualcosa che ti possa fare pensare a che la storia sia ben strutturata. In realtà non è così. Cioè, io praticamente la storia di William e il motivo per cui il gioco cominci in un determinato arco temporale lo si può capire solamente dai ricordi Amrita. Dai ricordi Amrita si accedono alle varie conoscenze sui personaggi della storia, quindi su William, sui vari giapponesi che lui incontra e quindi sulla serie di eventi che circondano questo gioco. Il gioco come comincia, quindi per chi lo ha cominciato, un pochettino ha storto il naso, e quello l'ha fatto fare anche a me. Comincia nella Torre di Londra, William è imprigionato, ma il motivo per cui lui sia nella Torre di Londra non è chiaro, a meno che non si entri all'interno dei ricordi Amrita e si legga la sua storia. Quindi lui è prigioniero della Torre di Londra, si libera, riesce a scappare, e poi comincia il suo esodo all'interno del Giappone, nelle terre del Sol Levante. E qua, questo è il tutto. Ma chi è in realtà William? William è un pirata a servizio della Marina Britannica, che è stato assoldato insieme al suo equipaggio per andare alla caccia degli Amrita. Gli Amrita sono delle pietre
che donano un enorme vigore, ma soprattutto sono pietre dell'immortalità. Quindi vengono paragonate alla leggendaria pietra filosofale. Quindi elisir di lunga vita, bla bla bla, che praticamente doveva essere utilizzata in un progetto bellico per sconfiggere il rivale in battaglia della Gran Bretagna, ovvero la Spagna. William ha scoperto, diciamo, questo piano bellico della sua. Per caso fortuito l'ha scoperto, è stato imprigionato nella Torre di Londra. All'interno della prigione di Londra compare il suo spirito guardiano. Dice: ma come mai William riesce a vedere gli spiriti guardiani? Questo è pure descritto all'interno dei ricordi Amrita. Praticamente da bambino ha perso i genitori a seguito di un incidente. E quindi cosa è successo? Per la brutalità dell'evento, è riuscito a sbloccare questa seconda vista. Quindi a vedere i fantasmi, ma anche a vedere questi, riuscire a vedere questi spiriti guardiani. Il suo spirito guardiano è uno spirito guardiano molto particolare, perché praticamente riesce a rintracciare gli Amrita. Infatti anche per questo William aveva il sesto senso anche nella dare la caccia agli Amrita. Il suo spirito guardiano è stato rubato. Un alchimista compare e ruba il suo spirito guardiano. Da qui il motivo per cui William si imbarca e giunge nel Giappone. Giunge nel Giappone e durante il viaggio rinviene all'interno della stiva di una nave un diario. Il diario praticamente è sempre molto misteriosamente, perché c'è, cioè, come si riescono a padroneggiare tutte le tecniche con le varie impugnature, è un mistero. Quindi riesce lui tutto sommato a padroneggiare le impugnature alta, intermedia e bassa delle varie armi. Sceglie il suo spirito guardiano, gli attributi fondamentali della build e così via, e quindi si parte sparati all'interno di Nioh. Lui approda, una presenza lo fa approdare all'interno del villaggio dei pescatori, e qui, diciamo, conoscete per chi ha seguito la demo i primi eventi. Uccide il demone che popola, il demone che infetta il villaggio, che è l'Onryoki, ed è possibile poi nelle fasi avanzate di gioco ritrovarlo come mini boss. Non è altro che un ammasso di anime. Un ammasso di anime morte a seguito, quindi hanno subito una violenta morte, ed è ric sono ricche di rancore e rabbia. Questo Oni gigantesco che andiamo ad affrontare. Alla fine di questa missione veniamo, diciamo, incontriamo Attorianzo, che è un ninja del clan Iga che è al servizio dei Tokugawa. Lui praticamente viene convinto da questo ninja a seguirlo, anche perché lui avrebbe trovato le risposte che cercava, ma soprattutto avrebbe trovato l'alchimista responsabile di queste vicende, ma soprattutto William si sarebbe trovato invischiato nella guerra civile che hanno flagellato il Giappone per secoli, quindi l'eterna lotta che è avvenuta tra i signori della guerra, tra i vari clan. Alla morte di, praticamente noi siamo intorno al cavallo tra il 1600 e il 1700, in cui Hideyoshi Toyotomi muore. Quindi il Giappone viene conteso tra il clan di Mitsunari Ishida e Tokugawa Ideyasu. Ieyasu è scritto, non saprei come pronunciarlo esattamente. Comunque questo è il clan Tokugawa, è il clan al quale appunto William si lega. Tutta una serie di missioni, quindi dal primo atto al secondo, sono tutte legate alle richieste d'aiuto dei potenziali alleati che William potrebbe incontrare sulla sua strada, ma quindi anche personaggi appartenuti a clan giapponesi famosi. Quindi nulla di tutto questo ha a che fare con la sua ricerca, solamente in alcuni sporadici eventi è possibile vedere alcune sezioni in cui William rincontra l'alchimista.
non sto a dirvi nulla perché è giusto che chi non abbia, non ha giocato la missione, la modalità storia, lo faccia tranquillamente. Io sto semplicemente parlando di cose che sono narrate all'interno dei ricordi Amrita, non ci sono molte speculazioni al riguardo. È semplicemente una storia in quale questo personaggio si ritrova invischiato senza avere, non so neanche come dirlo, cioè praticamente si ritrova invischiato così, cioè nel mezzo di una guerra civile, per ritrovare il suo spirito guardiano, stop. Poi tutti gli eventi che prendono mano sono opera dell'alchimista, però lui gioca questo ruolo. Stop, tutto qua. Infatti per me tuttora, infatti ho visto anche le sequenze finali, perché il gioco non l'ho finito, però il finale lascia un pochettino l'amaro in bocca. Sulla storia si poteva fare qualcosa, ecco, una cosa negativa di Nioh è questa, la storia. Volevo la storia un pochettino più coinvolgente, ma un pochettino più sulle spalle, quindi che si, in cui si poteva scoprire probabilmente il peso della situazione. Che la guerra civile sia bella, perché uno magari un appassionato di storia riesce a renderla egli stesso coinvolgente, perché tutto quello a cui si fa riferimento non è casuale, cioè sono eventi della storia ben precisi, luoghi, cioè qua è stato fatto un egregio lavoro dal punto di vista del design, delle ambientazioni, del folklore, perché anche tutti questi demoni che noi andiamo ad affrontare, gli Oni, fanno parte della mitologia, nipponica, e sono veramente un egregio lavoro che è stato fatto dal Team Ninja. Non ho nulla da ridire al riguardo. La storia poteva essere più elaborata, una cosa mia personale che posso dire. E ragazzi, di cosa andiamo a parlare successivamente in questo video? Delle varie classi di Oni che andremo ad incontrare. Molte ce le siamo già lasciate alle spalle, però non mancherà modo di poterle riprendere, perché si ritroveranno spesso, ma soprattutto si ritroveranno forme molto più aggressive, ve lo posso assicurare. Infatti manca poco che sto per registrare la seconda missione Crepuscolo. Allora, i mostri che incontriamo sulla nostra strada sono pressoché, nella missione Crepuscolo, non sono più gli umani, quindi i banditi che possiamo ritrovare a setacciare e a saccheggiare le varie tombe, ma sono in realtà gli Oni. In particolare questo, quello è uno scheletro soldato, questo che abbiamo appena stuzzicato con lo shuriken. Sono delle forme piuttosto arcaiche di demoni, ma non sono demoni veri e propri, ma sono delle rappresentazioni del defunto. E quindi non è niente di particolare. Mentre quest'altro è uno yoki, che è praticamente lo yokai con spada, con ascia, che possiamo ritrovare come nemico principale durante le nostre missioni. Si troveranno sempre via via forme più potenziate, quelle con i cristalli, poi samurai e così via. Però diciamo il moveset fondamentalmente è quello. Mentre queste altre presenze, i teschi fluttuanti, sono gli Oni B. L'aria permeata di magia elementare, in questo caso dell'acqua, permette anche per la presenza del chi negativo che questi Oni possano prendere forma sotto le sembianze di teschi. Le sentinelle sono dei golem, sono molto resistenti, ma è possibile cogliere il loro punto debole quando si sguarniscono per attaccare. Infatti l'Amrita che li rianima è possibile vederla attraverso la loro armatura. Infliggiamo pochissimi danni, ma nel momento in cui riusciamo a beccare queste fenditure, possiamo aumentare l'entità dei danni. Poi diciamo, ne abbiamo visti altri, come per esempio il ciclope, l'oniudo che era il monaco gigantesco con la lingua infuocata, il nuricabe. Insomma, piano piano andremo a parlare di tutte queste altre specie. Mentre volevo
mentre volevo mettere in luce un altro aspetto negativo del gioco. Secondo me potrebbe essere risolto con una patch, che è appunto l'affinità d'anima. L'affinità d'anima ve l'avevo introdotta con il video tutorial quando abbiamo affrontato l'alfa o la beta. Non mi ricordo l'affinità d'anima quando è stata inserita, forse nella beta. L'affinità d'anima consente a una vostra arma di salire di livello e quindi aumentare il moltiplicatore di danno base. Ma nei livelli più alti questa spesa diventa esorbitante. Cioè, praticamente io fino a questo punto ho racimolato sì o no 4411.000 monete. E un'affinità d'anima può arrivare a costare anche, in questa fase di gioco sto dicendo, anche 1 milione, 2 milioni. Cioè, è una cosa ridicola. Cioè, io per esempio ho delle armi, delle buone armi, non posso farle salire di livello perché non ho il materiale, cioè non ho il denaro. Cioè, ma stiamo scherzando? Cioè, non posso sfruttare una cosa che il gioco mi dà. Cioè, quindi sono costretto a scartare le mie armi perché il moltiplicatore base si perde col tempo. No, infatti io desiderei che questa cosa fosse un pochettino patchata, perché ho delle ottime spade e ora praticamente trovo armi di livello 60 che non hanno delle caratteristiche ridicole in confronto ad esse, però il moltiplicatore di danno è molto basso. Cioè, mi basterebbe fare un'affinità d'anima per portare le mie amate spade con me. Grande questa cosa comunque, quindi questa ho aperto e chiusa questa parentesi. Abbiamo completato la missione Crepuscolo. In cosa consisteva la missione Crepuscolo? Distruggere tutte le impurità legate a questo luogo. Questo prima era un luogo di culto, un ex campo di battaglia, ora invece è interamente popolato dalle creature, da queste creature maledette. Quando discende il crepuscolo, quindi come detto dalla mitologia nipponica, l'oltretomba che viene separata da questo confine si riversa sul nostro mondo e quindi queste strane presenze, manifestazioni demoniache si abbattono sul nostro mondo, come per l'appunto. Questa era una missione piuttosto semplice perché bisognava purificare determinate zone del luogo, quindi liberarle da queste impurità. Ovviamente poi ci saranno le missioni Crepuscolo in cui andremo a affrontare anche il boss dell'aria. Ma nel prossimo video. Nel prossimo video spero di mostrarvi altro e soprattutto darvi altre delucidazioni, parlare di molto altro. Un bel applauso, spero che me lo sia meritato. E alla prossima. Ciao ragazzi.